Innanzitutto vi faccio un po' un piccolo resoconto su quello che sono i dati della diagnostica in laboratorio. Attualmente abbiamo in analisi 404 probandi con le relative famiglie quando presenti e l'analisi è già stata terminata in 337 casi. E di questi 337, per 243 è stato possibile determinare la mutazione che causava la patologia, mentre in 94 non è stato possibile. E come diceva il professor Clementi, nell'ultimo anno abbiamo inserito l'analisi della ricerca di mutazione da RNA. Sono per il momento pervenuto 21 pazienti, in 11 l'analisi è già terminata e in tutti 11 abbiamo stabilito qual è la mutazione che causa la patologia. Tutte le mutazioni sono state inoltre confermate su DNA genomico e siamo relativamente contenti perché i tempi d'analisi sono stati più che dimezzati. E ovviamente il nostro obiettivo futuro è sicuramente quello di portare al tempo di refertazione a pochi mesi. Per quanto riguarda appunto l'attività di ricerca, abbiamo focalizzato un po' le nostre attenzioni su quelle che sono le nuove varianti genomiche nuove di dubbia patogenicità che vengono osservate con lo sviluppo scientifico e tecnologico delle analisi. Stabilire la patogenicità e la funzionalità di queste varianti è molto importante perché ovviamente permette una diagnosi più accurata al paziente e una miglior consulenza genetica. Queste varianti vengono classificate sulla base della regione del gene in cui vengono osservate e appunto vengono definite mutazioni sul promotore, che è la parte iniziale presente in ogni gene, mutazioni in 5' o 3' TR, che sono le regioni iniziali e terminali dei geni, e mutazioni di splicing che possono essere presenti sia nelle parti codificanti che non codificanti del gene e che portano ad un'alterazione nella formazione dell'RNA. La nostra attenzione si è focalizzata proprio su questo tipo di mutazioni perché a carico del gene NF1 il 40% delle mutazioni osservate è proprio una mutazione che porta a un difetto del meccanismo di splicing. Che cos'è questo splicing? Questa parola un po' strana. E penso che voi abbiate già sentito che i geni sono costituiti da regioni chiamate esoni e regioni chiamate introni. Gli esoni sono le regioni codificanti che poi vengono tradotte in proteina. Gli introni sono delle regioni non codificanti all'interno delle quali però sono presenti tutte quelle informazioni per controllare il processo di formazione della proteina. Alterazione in entrambe e due queste regioni possono portare a malattia. Nel caso del gene NF1 abbiamo che il gene è molto grande, è costituito da 60 esoni con i relativi introni ed ha una dimensione di circa 280.000 basi. L'RNA che viene a formarsi in seguito al meccanismo di splicing è di 11.000-13.000 basi, per cui la parte genica che viene eliminata nella trasformazione da DNA a RNA è notevole. Ma come avviene? Praticamente vi è tutta una cascata di reazioni che portano alla perdita delle regioni introniche che vengono proprio tagliate e all'unione dei successivi esoni adiacenti. Questo fa sì che si formi la molecola appunto dell'RNA, che è più piccola, in grado di attraversare la membrana nucleare e l'RNA dal nucleo della cellula viene trasportato nel citoplasma, dove viene poi tradotto in proteina. Perché avvenga tutto questo meccanismo, sono coinvolte tutta una serie di elementi, che si uniscono a formare una molecola chiamata spliceosoma. Questa molecola è molto complessa e necessita di tutta una serie di segnali presenti nella sequenza del gene per far sì che si attacchi nel posto giusto e che svolga le funzioni nel modo corretto. Di conseguenza, e per cui ci sono tutta una serie di strutture, di molecole chiamate elementi di regolazione dello splicing, e un'alterazione in qualunque di questi elementi può portare a un effetto di mutazione, può portare a un effetto di alterazione del meccanismo. Quali sono gli effetti di queste mutazioni sul meccanismo di splicing? Sono sostanzialmente di due tipi. Un tipo che porta alla ritenzione di una parte delle regioni non codificanti del gene, quindi si avrà un RNA più lungo e se viene tradotta la proteina, sarà una proteina che presenta degli amminoacidi aggiuntivi che di conseguenza altererà la struttura e di conseguenza la funzione.
Viceversa, possono essere eventi che portano alla perdita di materiale genetico, perdita di materiale codificante, RNA più corto, e se viene prodotta la proteina avremo una proteina più corta e con una funzionalità alterata. Per evidenziare questo tipo di mutazioni e per studiarne gli effetti, l'approccio più diretto è quello di studiare l'RNA del paziente. Però vi sono delle difficoltà intrinseche legate sia alla struttura della molecola che a quello che è poi la tecnica che viene utilizzata. Per quanto riguarda le problematiche basilari, innanzitutto la molecola dell'RNA è tessuto specifica, per cui non in tutti i tessuti è possibile analizzare l'RNA di tutti i geni. Nel caso della neurofibromatosi, fortunatamente è possibile analizzare l'RNA dal sangue, che è forse il tessuto più facile da prelevare e meno invasivo. Un altro tipo di problema è il fatto che quando le mutazioni sono presenti in eterozigosi, abbiamo che l'allele sano, che rimane presente, produce comunque un RNA sano, che a livello di sintesi proteica può comunque essere inefficiente perché la quantità di proteina prodotta non è adeguata per la sua funzione. Però noi come laboratorio non siamo in grado di evidenziare qual è l'alterazione che porta a questa sintesi di RNA inferiore, a meno che non si facciano delle determinate analisi di tipo quantitativo. Altro aspetto è che alcune mutazioni portano a attivare dei processi di degradazione dell'RNA, per cui in realtà la mutazione c'è, ma noi non possiamo analizzare l'RNA perché non è presente nel tessuto che stiamo analizzando. E per cui sono tutti aspetti che vanno considerati quando si osservano determinate situazioni. Un altro invece, per quanto riguarda i problemi tecnici, sia che comunque l'analisi dell'RNA prevede l'utilizzo di materiali e strumenti specifici e quindi non sempre disponibili, e che ci sia un rapido contatto tra il punto prelievo e il laboratorio, perché tempi troppo lunghi di trasporto possono attivare dei processi di degradazione dell'RNA. Dal punto di vista scientifico ci sono diverse possibilità di scegliere quando non si ha la disponibilità diretta dell'RNA del paziente. E l'analisi delle mutazioni osservate su genomico può essere fatta o tramite dei software che però sono di tipo predittivo, cioè si basano su algoritmi matematici, danno dei risultati ipotetici, delle ipotesi, ma non sempre questi risultati corrispondono con quello che poi in realtà avviene nella cellula. Oppure quello di ricreare un sistema artificiale che riproduca in laboratorio quello che in realtà avviene nella cellula. Uno di questi sistemi è l'utilizzo dei minigeni di espressione. Cosa sono questi minigeni? I minigeni sono delle molecole create in laboratorio, costituite da una parte di vettore plasmidico, all'interno del quale viene inserito un gene di piccole dimensioni, completo di tutte le sue strutture necessarie perché avvenga la sintesi dell'RNA. All'interno di questo gene si è creata questa regione chiamata cassetta di ricombinazione, all'interno della quale noi inseriamo le regioni del gene NF1 che vogliamo testare, dove abbiamo osservato la mutazione, per cui si creerà un minigene specifico per ogni singola mutazione che andiamo ad analizzare. Con questo minigene, con questo vettore, viene poi inserito nelle cellule che produrranno l'RNA che noi andiamo ad estrarre e ad analizzare. Questo è un elenco delle mutazioni che abbiamo testato fino adesso. Sono 7 osservate nel DNA genomico di altrettanti pazienti e sono tutte localizzate in diverse regioni non codificanti del gene della neurofibromatosi. Qui vedete graficamente come è strutturato il minigene, in cui abbiamo gli esoni del gene di struttura con gli esoni del gene NF1 che stiamo testando. C'è una prima analisi visiva del risultato e già così è possibile vedere in questo caso che il campione di controllo, quello che noi chiamiamo wild type, ha un amplificato, un trascritto, un RNA molto più grande rispetto al campione mutato. Andando poi ad analizzare la sequenza tramite il sequenziamento automatico, è stato possibile determinare che vi era la perdita completa dell'esone 20 del gene. Quindi di conseguenza nel paziente il suo RNA sarà carente di questa regione.
Anche in questo caso una mutazione ben diversa dalla precedente, in questo caso si ha una delezione di 4 basi nell'introne, portava alla perdita dell'esone 10B del gene. Qui c'è un'altra mutazione di cambiamento di una singola base che portava sempre alla perdita di un esone ed anche in questa si ha in questo caso si ha l'inserzione di una base, si ha sempre la perdita dell'esone, in questo caso dell'esone 14. Quindi si vede come mutazioni sostanzialmente diverse, perché sono singoli cambiamenti di una base oppure inserzione di basi aggiuntive o perdita di materiale genetico, portano tutte al risultato della perdita di esoni. Questo è stato un caso interessante perché è stato dimostrato appunto che con un cambiamento di un singolo nucleotide si aveva addirittura la perdita di 2 esoni in contemporanea nel paziente. Altre volte i risultati sono un po' più nascosti, in questo caso l'analisi visiva sembrava non mostrare nessuna differenza tra il campione di controllo e il campione che presentava la mutazione. In realtà dopo l'analisi del sequenziamento si è osservato che vi era una ritenzione di una parte dell'introne 9A, di 17 basi nel particolare, e quindi l'RNA prodotto andava ad avere un codice di lettura diverso per poi nella sintesi poi della proteina, che probabilmente potrebbe presentare degli aminoacidi aggiuntivi. Anche in questo caso un cambiamento di un singolo nucleotide sembrava non portasse nessun cambiamento tra i 2 trascritti, in realtà si aveva l'inserimento di una base, la perdita di una base all'inizio dell'esone 22. E anche un cambiamento così ridotto porta sicuramente ad un'alterazione del modulo di lettura e quindi ad una sintesi di una proteina non corretta. La tecnica è sicuramente valida e funziona nell'analisi della patogenicità di questo tipo di mutazioni. Però bisogna valutarne che tipo di utilizzo se ne vuole fare. Dal punto di vista diagnostico non è la scelta consigliabile, in quanto ci vuole un tempo relativamente lungo per ottenere i risultati, ma la cosa più importante è che i tempi d'analisi non sono standardizzabili, proprio per caratteristiche della metodica, per cui non è possibile definire se si riesco in un mese ad avere il risultato, potrebbe essere un mese come potrebbero essere 3, e ovviamente per quanto riguarda la diagnostica questo diventa un problema. È comunque un approccio valido ed è un approccio valido soprattutto perché fornisce innumerevoli informazioni su quello che è il meccanismo di splicing e su quello che possono fare questo tipo di mutazione allo splicing. E questo è un vantaggio perché potrà aiutare l'approccio terapeutico e la consulenza genetica per i pazienti che sono affetti da questo tipo di patologia. Grazie dell'attenzione.